Prego. Ecco, Valerio Cantarini, un nome predestinato potremmo dire. Questo applauso che si prolunga, io ti munisco di microfono in modo che sarà più facile forse scambiare quella conversazione indispensabile per capire chi è Valerio Cantarini, da dove viene e che cosa ha fatto in precedenza nella sua vita. Dunque, io sono di origine umbro, sono di origine umbro, ho studiato canto più tardi al conservatorio di Giambattista Rossini di Bologna, ho fatto diversi concerti e diversi concorsi, di cui ne ho vinti un paio, poi col tempo sono emigrato, sa come sono i giovani italiani, sono emigrato in Olanda e mi sono messo nel campo di ristoranti. Benissimo, precisiamo, una ventina di anni fa è Una ventina di approdato in Olanda dove ha sposato una sposato gentile una signora signora olandese. olandese. Noi spieghiamo, diamo questi dettagli della tua vita, che hai pubblicato un compact disc che forse la telecamera, ecco, ci mostra in primo piano, Valerio Cantarini, tenore, cioè il cimento non è soltanto a livello di canzone, è anche a livello di musica lirica. Lirica, sì. Ho fatto moltissimi concerti lirici, ho fatto selezione di opere e abbraccia pure tantissima musica semiclassica come le bellissime canzoni tradizionali napoletane e melodie celebri. Ho cantato anche in operama la parte di Schubert in
Traimele Medelaus. Molto impegnato, mi fanno segni che questa prima parte dell'intervista è terminata. Noi ci vediamo più là nel corso del programma, anche perché ascolteremo un altro titolo, questa volta napoletano, Perché. Bene, noi siamo pronti adesso per salutare nuovamente la presenza del nostro invitato Canoro, che ricordo essere un amico che viene da Amsterdam, Valerio Cantarini, e ci canta Perché. Prego. Questa apertura vocale di Valerio Cantarini, al quale vanno i nostri auguri e il nostro affettuoso saluto che riporterà con sé per tutti gli italiani residenti in Olanda, che so essere numerosi, a seguire Buona Domenica. Buona Domenica, passata a casa ad aspettare, tanto il telefono non squilla più, il tuo ragazzo ha preso il volo. Ma non esci mai, perché non provi a divertirti. Buona domenica, quando misuri la tua stanza, finestra, letto e la tua radio che continua a dirti che è domenica. Sai che non ti perdo, e poi è domani che ti frega.
davanti alla televisione, con quegli idioti che ti guardano e che continuano a giocare.